Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi». Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è unico e non vi è altre all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, val più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Di conversione e di amore ci parlano sia il brano del Vangelo che la prima lettura, anche se da angolazioni diverse. La prima lettura ci parla dell'amore di Dio che non si stanca di andare in cerca del suo popolo infedele, invitandolo a tornare da Lui. Nel Vangelo Gesù indica l'amore di Dio e del prossimo come il comandamento grande, come la fondamentale conversione. Nel brano del profeta Osea troviamo i fondamenti di ogni vera conversione, che si fondano principalmente sull'amore di Dio. Io guarirò la loro infedeltà, li amerò profondamente. È Dio stesso che chiama alla conversione e invita il popolo a preparare le parole con cui rivolgersi al Signore. Le parole da rivolgere a Dio nella preghiera sono parole da preparare, non nel senso di un discorso da predisporre per convincere, ma sono parole che vanno custodite e ritrovate in un cammino di ritorno in se stessi e di confronto con la parola di Dio. Potrebbe essere un primo elemento della conversione, preparare le parole da rivolgere al Signore. Le parole che l'orante rivolge a Dio, quelle che ha preparato ascoltando la parola, sono una profonda ammissione che il cambiamento della vita non avrà origine in noi, ma in Dio stesso. Togli ogni iniquità, accetta ciò che è bene. In fondo è tutto ciò che possiamo chiedere al Signore, poter riconoscere ciò che è bene nella nostra vita e di sradicare il male che è in noi. Il bene è l'unica cosa che rimane di solido nella nostra esistenza, l'unica realtà che rimane e che possiamo presentare a Dio. Un altro elemento lo troviamo nelle parole: Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli né chiameremo più Dio nostro l'opera delle nostre mani. Altro passo essenziale per la conversione è riconoscere che non c'è nessuno, a parte il Signore, che può salvare la nostra vita. Nessun altro Signore oltre a Dio, ovvero nessun idolo. Se in positivo la conversione consiste nel riconoscere Dio come la fonte della salvezza, in negativo consiste nel lasciare ogni idolo fatto dalle nostre mani che domina su di noi. Infine, la dichiarazione di Dio: «Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente». Di fronte alle parole preparate dal credente, troviamo l'assicurazione di Dio che si presenta come un medico che sa guarire le ferite e non come un giudice capace solo di punire le trasgressioni. L'ultimo elemento, ovvero il profondo amore di Dio che si rivela nel risanare le ferite del peccato, è in realtà il primo. Infatti è dalla consapevolezza di essere davanti ad un Dio che ama che può cominciare il cammino di conversione nell'adesione al Signore e nella rinuncia ai nostri idoli.
Il testo di Osea, quindi, ci presenta una piccola guida alle tappe più importanti della conversione. Il Vangelo, nel dialogo tra Gesù ed uno scriba, ci presenta ciò che vale più di tutti gli olocausti e dei sacrifici. Potremmo dire che Gesù, insieme al suo interlocutore, ci indica quale sia il volto della vera conversione, perché non ci illudiamo, percorrendo vie differenti e continuando ad inciampare, come dice Osea, nella nostra iniquità. L'amore per Dio, che attraversa ogni dimensione della nostra esistenza, il cuore, l'anima, la mente, la forza, e l'amore per il prossimo sono il criterio di giudizio di ogni autentica conversione. Chiediamo al Signore di aprire i nostri cuori perché questa Quaresima sia per ognuno di noi tempo favorevole per tornare a Lui con tutto il cuore. L'amore comandato da Gesù, così come dal Primo Testamento, è quindi la nostra risposta all'amore che Dio ci offre anche nella nostra lontananza da Lui. Un linguaggio mai inteso. Io sento. Ho liberato dal peso la sua spalla. Le sue mani hanno deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia, e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta. Ti ho messo alla prova le acque di Meriba. Ascolta, popolo mio. Ti voglio ammonire. Israele, se tu mi ascoltassi. Non ci sia in mezzo a te un altro Dio, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore, che seguisse il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, subito piegherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano. I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre. Li nutrirei con fiore di frumento. Li sazierei con miele di roccia.